Ehi, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su American Coffee. Se sentite qualche musica di sottofondo è il mio coinquilino che sta appunto cucinando in cucina. Qua i muri sono praticamente meno solidi del mio covò. Ma benvenuti e bentornati su American Coffee. Oggi finalmente riesco a farvi questo video, ci tenevo tantissimo e parleremo dei trasporti a Sono Tokyo. certa che quando pensate di fare un viaggio appunto in Giappone, la prima cosa che penserete sono come posso gestire i trasporti pubblici a Tokyo. E sono certa che avrete visto questa mappina. Sapere che questa mappina che trovate ovunque non è la mappa reale dei trasporti della grande area di metropolitana di Tokyo, perché assomiglia decisamente più a questo. L'area metropolitana di Tokyo è quella che ha il maggior numero appunto di estensione di trasporti al mondo e quindi ci sono una cosa come 48 appunto società che lavorano all'interno e ci sono tantissime fermate, tantissime linee ed è complesso da capire e qua arrivo io. Tra i nomi che di certo avrete conosciuto c'è la metro, Tokyo Metro e la linea JR. Queste sono due società diverse, perché dovete sapere che a Tokyo ci sono multiple società private che appunto gestiscono il trasporto pubblico. E quindi cosa succede? Ogni volta che voi passate da una società all'altra, dovete pagare appunto un doppio biglietto. Esatto, questa è una cosa che molti non sanno prima di arrivare e non sanno che, ad esempio, ho visto ancora persone fare il biglietto dalla macchinetta sbagliata. Quindi quando voi siete in stazione, ci sono magari due società e due linee. Se voi dovete prendere la linea della metro, dovrete fare il biglietto nelle macchinette della metro. Se voi prendete la linea JR, dovete fare il biglietto nelle macchinette JR, quindi dovete fare molta attenzione a leggere sopra prima di andare a pagare e fare il vostro biglietto, perché non potrete utilizzarlo per entrare nella linea che dovete entrare. E ho visto un sacco di persone fare questa cosa, quindi non preoccupatevi se la farete anche voi. So, esiste solo Tokyo Metro e JR? Assolutamente no. Allora, le ho scritte per farvi un riassunto. Credo che in totale ci siano all'incirca, io ne ho messe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ho messo all'incirca per il momento 7 linee principali che mi sono venute in mente, che sono quelle che di solito uso di più quando sono a Tokyo, e quindi sono Tokyo Metro, JR, Keio Line, Toei Line, Tokyu Line, Odakyu Line e Seibu Line. Paiono tutti i nomi! Oh! Importantissimo da sapere per non spendere una cifra assurda nei trasporti pubblici, perché ho sentito gente che dice che sono molto molto costosi, ma se avete bene in mente questo concetto, che quando passate da una società ad un'altra società pagate doppio biglietto o a volte anche triplo biglietto, perché ho visto gente che prende tre compagnie diverse per andare in un posto. Quando avete ben presente questo concetto, il prezzo dei trasporti pubblici vi si abbasserà di tantissimo, ve lo dico. E quindi più o meno pagherete all'incirca per andare dove volete tra i 170 yen e massimo 250 yen, se state comunque proprio in centro a Tokyo. E quindi quando avete capito questo concetto? La seconda cosa da fare. Ragazzi, ma Google Maps non è affidabile in questo caso a Tokyo, perché appunto non fa attenzione a non farvi passare da una società all'altra. Magari esiste una soluzione per pagare un unico biglietto, ma non è tra le più veloci e quindi non verrà inserita all'interno del appunto delle soluzioni di Google Maps. La cosa che vi consiglio di fare è sì, potete affidarvi a Google Maps per avere all'incirca un'idea, e la seconda cosa di fare è appunto di prendere una cartina. Eccola qua, questa è la mia piccolissima, ve la faccio vedere, super pucciosina, è quella che tengo sempre nel portafoglio ed è la mia cartina portatile. In questo caso io ce l'ho, oh, mette a fuoco, no. Ce l'ho in kanji, ma adesso è veramente facile trovare ovunque le cartine della metro. In qualsiasi stazione ci sono cartine in inglese, quindi non preoccupatevi. Se
Se volete potete andare online, sotto trovate il link e potete addirittura stampare o comunque salvarvi il vostro PDF sul telefono, quindi è molto semplice e vi consiglio ancora di usare Google Maps e più aggiungere la cartina quando dovete capire dove dovete andare per vedere se effettivamente la soluzione che vi sta proponendo è la più economica. La cosa più economica è sempre quella di non usare due linee ma di usarne solo una nella maggior parte dei casi. Parliamo di tessera dei trasporti pubblici ed eccola qua che appare. Ta-dan! Questa è la mia Suica. Ebbene sì, la Suica è gestita dalle società JR e quindi questa è la tessera delle società JR. Magari avrete sentito nominare anche la tessera Pasmo. Io non la possiedo, quindi vi ho messo la fotina. Allora, che differenza c'è tra la Suica e la Pasmo? Invisibile in questa mano, in questo momento. So, la Suica è gestita dalle società JR, mentre la Pasmo è gestita appunto da Tokyo Metro. E sono esattamente la stessa identica cosa. L'unica differenza è che quando usate la Suica vi darà qualche centesimo di sconto quando utilizzerete le linee della JR, essendo una tessera prepagata. Se fare la Suica o se fare la Pasmo, dipende dalle linee che utilizzerete di più. Io particolarmente penso che se siete dei turisti, di solito si tende ad usare molto di più le linee JR di quelle della metro e quindi io consiglio sempre di fare la Suica per questo piccolo discount, perché ho notato che sono le linee che di solito si usano di più. Fare la vostra tesserina col pinguino e quanto vi costa. La Suica costa 500 yen e la cosa magnifica è che adesso potete farla da qualsiasi macchinetta automatica delle linee JR, quindi magnifico. Un po' di anni fa non era così, dovevate andare appunto negli sportelli della JR, che non ci sono neanche in tutte le metro, fare la fila e credere la vostra Suica, mentre adesso lo potete fare automaticamente alle macchinette e costa 500 yen più 500 yen di ricarica, quindi la vostra prima Suica che farete costa 1000 yen in totale. Allora, questi 500 yen, che sono appunto il costo della carta, sono come si dice in italiano? Refundable. Rimborsabili. Questo, la vostra ricarica minima delle linee JR è 500 yen, ma la Pasmo in alcune macchinette adesso ha una ricarica minima di 1000 yen, quindi fate attenzione, dipende dalla macchinetta dove andate, potete fare 500 o 1000 yen di ricarica e poi pagherete semplicemente a tratta. Come funziona? Quanto pagate a Tokyo? Funziona da stazione a stazione, quindi se io parto da Shinjuku e voglio arrivare a Ikebukuro, pagherò il prezzo basato appunto su distanza, quindi il prezzo non è unico ma è un prezzo a distanza, dipende appunto dalla stazione di partenza e dalla stazione d'arrivo, i prezzi cambiano sempre e questo funziona per tutte le società che prenderete, quindi i prezzi vanno a distanza, non vanno appunto a prezzo unico. E esistono tanti pass che potete fare, esiste un pass che è il pass appunto per la Tokyo Great Area e comprende JR, metro e qualsiasi altra linea, è abbastanza costoso, costa più di 1000 yen per un giorno e non vi consiglio di farlo perché non arriverete mai a quel prezzo, è veramente molto molto raro che accada e quindi vi sconsiglio di fare questo. Potete fare dei pass giornalieri magari solo per linee, esistono pass ovunque, per qualsiasi cosa, ho un sacco di video. Se pensate di andare fuori Tokyo, volete andare ad Hakone, Nikko, Kamakura, esiste un pass che vi permette di risparmiare e quindi non andate appunto con il credito della vostra tessera, ma fermatevi e controllate i pass. Ho un sacco di video a riguardo, alcuni li troverete in fondo a questo video, alcuni sotto, su alcuni pass che ho filmato, altri pass sono nascosti nel cellulare perché non li ho ancora montati, ma esistono. Ora siamo arrivati appunto all'argomento pass e vi verrà in mente il Japan Rail Pass. Ebbene sì, questo pass è sconsigliato, io ve lo sconsiglio. L'unico modo per fare questo pass al momento costa all'incirca 230 euro per 7 giorni e il Japan Rail Pass
è utile da fare solo qualora voi pensate di prendere appunto lo Shinkansen. Se non pensate di prendere il treno ad alta velocità, non soffermatevi nemmeno a pensare di fare il Japan Rail Pass, perché non è conveniente, non è economico e vi conviene solo veramente se andate lontano e prenderete lo Shinkansen. Se state appunto nell'area metropolitana di Tokyo e volete andare, dove vi ho detto prima, Hakone, Nikko, Kamakura, Enoshima, non vi serve il Japan Rail Pass, è una spesa inutile perché non raggiungerete quel costo, ve lo dico, è impossibile che raggiungerete i più di 200 euro di trasporti pubblici per 7 giorni. Quindi sì, se volete invece fare 7 giorni e pensate di trasferirvi in Kansai, vi consiglio il Japan Rail Pass. Se volete tenere il vostro prezzo basso per appunto estate 2 settimane e quindi avete tempo di viaggiare tra Tokyo e il Kansai o un'altra destinazione con appunto gli autobus o con gli aerei, io vi consiglio di prendere l'autobus o l'aereo, che vi fa scendere il prezzo meno di un Japan Rail Pass. Se invece volete spendere quel prezzo perché desiderate provare l'esperienza dello Shinkansen, quello sta a voi, ma non è il modo migliore per appunto risparmiare quando si viaggia in Giappone. Se non siete mai stati sul mio canale ed è questa la prima volta, dovete sapere che sono una fanatica del low cost e per questo vi do questi consigli low cost. Immagino avrete più o meno 1 milione ancora di domande da chiedermi riguardo ai trasporti pubblici. Credo che avrò saltato 2 milioni di cose, perché è veramente molto diverso da quello che siamo abituati in Italia e quindi dovete abituarvi a questo nuovo concetto. Per qualsiasi domanda sono a vostra disposizione, domandate sotto nei commenti e cercherò di chiarire meglio appunto come utilizzare i trasporti pubblici in questa città magnifica, dove funziona tutto benissimo e dove veramente i trasporti pubblici sono la cosa migliore del mondo. Grazie mille ancora per guardare American Coffee, caffè e cappuccini. Ciao ciao!